Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Apriamo con il crollo del ponteggio a Rivoli, tra gli operai feriti, operato al bacino al femore, quello più grave. I tasselli che agganciavano l'impalcatura al palazzo si sarebbero staccati perché il ponteggio sarebbe stato alzato più di quanto previsto. Il caro energia a Torino, un piano di risparmi da 30 milioni, in arrivo smart working, accorpamenti, posticipata dopo il 17 ottobre l'accensione del riscaldamento negli uffici pubblici, in quelli comunali le temperature saranno anche abbassate di 2 gradi, palazzi pubblici più energivori risultano quelli più vecchi. Il Covid, i nuovi positivi sono quasi 5.000, in aumento l'infezione e l'occupazione dei posti letto. Di Perri, l'infettivologo dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, sostiene che siano numeri previsti con la riapertura delle scuole e la cancellazione dell'obbligo delle mascherine. Un pensionato di 80 anni è stato denunciato per lesioni dalla polizia locale di Leni. Al volante della propria auto ha urtato volontariamente un ragazzino di 13 anni in bicicletta, provocandone la caduta. Poco prima l'anziano aveva avuto un acceso diverbio con un gruppo di adolescenti che stava giocando a pallone vicino a casa sua. All'uomo è stata sequestrata la vettura. Il calcio, la Juve rompe il ghiaccio in Champions League, batte il Maccabi e comincia la lunga rincorsa alla qualificazione. Di Maria fa la differenza, Rabiot una doppietta. Il quarto d'ora di sbandamento, unica macchia, allo stadium i bianconeri sbloccano lo 0 in classifica, in testa al girone ci sono Benfica e Paris Saint-Germain a 7 punti. Sabato e domenica arriva a Portici di Carta, la manifestazione letteraria che trasforma Torino in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo, con incontri, letture, passeggiate e laboratori. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.